Vuoi vincere skin, pass battaglia e un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? Molto semplice, basterà iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video a tutti quanti i tuoi amici e infine mandarmi una richiesta sul mio account dove faccio i regali. In questo modo avrai delle possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite. Ovviamente più amici vorrai iscrivere, più possibilità di vincere avrai, non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi provare a vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. Inoltre ricordo che se vuoi supportarmi nel negozio oggetti Fortnite inserirai nel mio codice creatore Daccini e se vuoi puoi mandarmi la foto su Instagram così potrò risponderti e repostarti. Beh a tutti in questo nuovo video. Beh, se come pensate, esattamente ieri abbiamo ricevuto il nuovissimo aggiornamento di Natale su Fortnite. Anche se di Natale al momento ha portato davvero ben poco. Però noi per qua, per questo evento di Natale ancora non è iniziato e inizierà davvero molto molto presto. Infatti probabilmente nei prossimi giorni, magari oggi, domani o dopodomani, comunque entro questa settimana, dovremo avere un pezzo di mappa innevato, dovrebbe cambiare la lobby e dovremmo ricevere anche le nuovissime ricompense natalizie. Quindi noi per qua, perché questo evento ancora deve iniziare. Infatti potete ben voi già in questo video andare a vedere come riscattare gratuitamente le nuovissime skin di questo evento natalizio su Fortnite. Infatti le skin sono esattamente due, andremo a vedere appunto nel dettaglio come fare per andarle ad ottenere. Però prima di cominciare come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche, così se siamo aggiornati su questi tipi di video le live lo skin o battaglia. Infine condividi il suo video tutti i tuoi amici e vedere anche a loro appunto come riscattare gratuitamente su queste due nuovissime skin di questo evento natalizio all'interno di Fortnite. Quindi partiamo subito. Oggetto per esattamente ieri abbiamo ricevuto questa nuovissima patch 15.10, aggiornamento che ha portato tantissimi contenuti all'interno dei file di gioco e ovviamente insieme a questi contenuti ha anche portato questo nuovo evento di Natale e come detto prima inizierà molto molto presto, in teoria entro questa settimana dovremo riceverlo, quindi oggi oppure domani oppure in questi giorni o nel weekend, al momento ancora non lo sappiamo con precisione. E questo aggiornamento ha portato anche delle nuovissime sfide ieri chiamate proprio incarichi spy whiting, cioè incarichi spie come noi, che oggi ha portata all'interno del canale. Infatti completando queste sfide potevamo portarci a casa ben 4 ricompense. Quindi se ancora non avete completato queste sfide trovate tutti quanti i video caricati sul canale e le sfide scadranno esattamente fra 4 giorni. Quindi avete ancora 4 giorni per andarle a completare. Infatti appunto oltre a queste sfide ovviamente per questo nuovissimo evento natalizio di quest'anno riceveremo delle ulteriori sfide chiamate esattamente operazione coi fiocchi. Infatti queste sfide sono proprio le sfide ufficiali di questo evento natalizio 2020. Infatti appunto andando a completare queste sfide potremo proprio sbloccare due nuovissime skin che vedete adesso a schermo, quindi questa qui del pupazzo di neve e questa qui di questa ragazza, davvero molto molto belle queste due skin. Quindi appunto adesso vi andrò a spiegare come fare per riscattarle e soprattutto vi andrò a elencare tutte quante le sfide che usciranno in questo periodo natalizio. Infatti appunto le sfide che adesso vi andrò a elencare sono esattamente 20, usciranno tutte in questo periodo natalizio e probabilmente usciranno una barra due al giorno da quando inizierà l'evento e fino appunto a gennaio, quindi ogni singolo giorno ne uscirà qualcuna di queste sfide. Quindi partiamo subito. Infatti iniziamo subito dalla prima sfida. Adesso ve le vado a elencare tutte e poi vado a spiegare come sbloccare le due skin. Infatti la prima sfida ci chiede esattamente di completare incarichi epici, cioè appunto completare gli incarichi questi qui epici nella sezione degli incarichi, quindi le sfide settimanali praticamente. Poi in seconda sfida dovremmo visitare diversi avamposti del comando di neve. Ovviamente queste sfide usciranno anche sul canale quando saranno disponibili per facilitarvi nel completarle. Terza sfida dovremmo infliggere danni con fucile a leva, il nuovo fucile appunto aggiunto con questo aggiornamento. Poi dovremmo danzare presso diversi alberi delle feste. Poi dovremmo esaminare forzieri agli avamposti comando di neve. Dovremmo posizionarci alla top 10 con amici nelle squad. Poi dovremmo distruggere statue dello schiaccianoci. Dovremmo percorrere ben 5000 metri su uno Stormwing X4. Poi dovremmo abbattere strutture avversarie con X4 Stormwing. Poi appunto dovremmo raccogliere lingotti d'oro. Dovremmo catturare un flopper innevato, dovremmo rianimare un giocatore in partite diverse, dovremmo nasconderci dentro un comando di neve subdolo in partite diverse, poi dovremmo giocare in coppia o a squadre con gli amici, potremmo rinfocolare un falò. Infine le ultime due sfide sono esattamente quella di infliggere danno agli avamposti in comando di neve e infine dovremmo usare il dispositivo di lancio trappola congelante per infliggere i piedi congelati agli avversari. Quindi tutte queste sfide dovrebbero essere esattamente 16/17, usciranno sul canale appena saranno disponibili, quindi mi raccomando rimanete aggiornati all'interno del canale. Come fare per riscattare le due skin? In fondo per riscattare queste due skin ovviamente dovremmo completare queste sfide. Infatti per riscattare la skin dello snowmando, proprio di questo pupazzo di neve, dovremmo completare ben 9 sfide di questi incarichi operazione coi fiocchi. Quindi andando a completare 9 di qualsiasi sfida che vi ho appena elencato prima potremo sbloccare questa skin del pupazzo di neve. In
Infine, per sbloccare l'altra skin, cioè esattamente quest'altra skin a schermo, dovremo appunto completare ben 12 incarichi, operazioni coi fiocchi, quindi ben 12 missioni che vi ho appena elencato prima. Quindi davvero molto molto semplice. Ovviamente, come ho detto prima, queste sfide usciranno man mano che passeranno i giorni, uscirà 1-2 al giorno, e ovviamente appena usciranno, come ho detto prima, vi porterò subito un video guida all'interno del canale per facilitarvi nel completamento, visto che alcune di queste sfide sono nuove e alcune sono abbastanza complicate. Quindi fate sempre cosa pensate di queste due nuovissime skin gratuite che andremo a ricevere tramite questo evento, se voi le andrete a sbloccare. E ricordo ancora, per chi non l'avesse capito, l'evento natalizio ancora non è iniziato, inizierà probabilmente questa settimana, questo fine settimana, oppure in questi giorni. Quindi rimanete aggiornati sul canale, che appunto vi aggiornerò appena questo evento sarà iniziato. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Fate sapere se vi piacciono queste due nuovissime skin gratuite di questo evento natalizio all'interno di Fortnite. Se questo video vi è piaciuto, come al solito, vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attendo la campanella delle notifiche, così se siamo aggiornati su questi tipi di video le live lo skin vaso a taglia. Infine, condividi questo video, ti detto mi siamo fedeli anche a loro, appunto, come riscattare gratuitamente queste due nuovissime skin di questo evento natalizio all'interno di Fortnite. Noi ci vediamo al prossimo video, una prossima live.